Lamberto Sposini, ma allora in diretta attraverso questo video vi spiegherò quello che sarebbe accaduto. Era l'aprile, fine aprile dell'anno 2011 e poco prima di iniziare uno speciale dedicato a Kate Middleton e William, il principe William d'Inghilterra e le loro nozze della vita in diretta, il buon Lamberto Sposini purtroppo fu colpito da un'emorragia cerebrale di entità piuttosto elevata. La situazione appunto era quella che vi ho descritto poc'anzi a voce e ci fu questa appunto, ripeto, emorragia. Lì per lì sembrava chissà cosa fosse successo, chissà appunto cosa fosse accaduto. Così per l'appunto il buon Lamberto fu portato all'ospedale Gemelli di Roma, in questo famoso ospedale della capitale d'Italia, per appunto ricevere le cure, le prime cure e avere la certezza di appunto trovarsi in una situazione di miglioramento. Seguì ovviamente le cure del buon Lamberto, ma poi, però, da quello che ho letto nel web, fu trasferito all'ospedale Santa Lucia, sempre di Roma. Questa emorragia, da quello che ho letto nel web, gli avrebbe provocato ovviamente dei piccoli problemi a livello di salute, che mi auguro però siano finiti per il buon Lamberto Sposini, persona che stimo e apprezzo davvero tanto. Questo è quello che sarebbe accaduto, attraverso la mia voce vi ho descritto quello che sarebbe per l'appunto accaduto, attraverso l'ausilio della mia voce, sperando di non avervi annoiato. Io ho una grande stima, un grande affetto e una grande ammirazione nei confronti del buon Alberto Sposini, persona che stimo, apprezzo e di cui ho un'opinione meravigliosa. Se in tale video fossero presenti delle inesattezze, me ne scuso, in quanto chi vi parla non è un giornalista, pertanto escludo su di me eventuali responsabilità di qualsiasi natura. Questo video nasce solo ed esclusivamente per informare eventuali persone nel rispetto degli atti della privacy del buon Alberto Sposini, persona che stimo, apprezzo e di cui ho un'ottima opinione. Grazie di nuovo a voi tutti e un caro saluto da parte mia. Grazie.